eccoci qui a Baia Calypso, che si trova ad Arenzano, una magnifica location a picco sul mare. Siamo alla quarta edizione di Mistacco 12. Adesso insieme andremo a conoscere gli organizzatori e gli sponsor della serata. Andiamo! Buonasera, siamo alla quarta edizione di Mistacco 12, ci troviamo a Baia Calypso e siamo in compagnia di Pino Cogorno, uno degli organizzatori di questa bellissima serata e di questo evento. Siamo venuti a conoscenza che ci sono varie novità quest'anno. Sì, diciamo innanzitutto grazie a tutti gli amici che sono arrivati, c'è un bel pubblico, ci sono amiche che vogliono gareggiare e sfidarsi, anche perché i premi sono tanti e belli. Quest'anno siamo alla quarta edizione. Abbiamo scelto una location, devo dire, suggestiva, stupenda, meravigliosa, che molti ci invidiano, la Baia Calypso di Arenzano. E quest'anno la novità è che oltre a Mistacco 12, e quindi la sfilata, le ragazze che si proporranno, a mezzanotte, come Cenerentola, premieremo anche Top 12, che vuol dire la scarpa più bella della serata, in quanto riteniamo che o che non ha sfilato oppure che non aveva le caratteristiche come chiede Mistacco 12, anche chi ha fatto uno sforzo o ha effettivamente una scarpa bella abbia il modo di essere, insomma, che possa primeggiare. Quindi questa è un po' la cosa che abbiamo voluto quest'anno creare. Ovviamente in questa organizzazione non sono da solo, e quindi anche gli altri amici hanno collaborato a questa manifestazione che sta iniziando, quindi adesso vediamo poi l'evoluzione e come andrà. Grazie Pino, a dopo. Siamo qui in compagnia di Ingrida, uno dei nuovi sponsor. Ingrida, parlaci della tua attività. Buonasera, abbiamo aperto un nuovo negozio in via 20 Settembre a Genova e invitiamo tutti di venire a trovarci, apprezzare la nostra qualità e i nostri servizi. Quali sono i servizi che offri nel tuo negozio? Noi offriamo delle bellezze per bellezze di capelli, offriamo tutta cura delle cute e anche capelli. I nostri impegni tanto per bellezza di capelli, per cura di capelli. Perfetto, grazie mille Ingrida. Adesso andiamo da un nuovo sponsor della serata, Pier Merighi, gallerista. Venite con me. Buonasera. 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 Oh, buonasera carissimo, come va? È un piacere vedervi sempre qua ogni tanto in queste importanti manifestazioni. Grande cameraman, famosissimo. È un piacere essere qua stasera in compagnia con l'artista De Martino, in cui presenteremo alcune sue opere in questa bellissima location qui ad Arenzano, alcune opere in cui lei dipinge con questo concetto un po' spaziale, e avremo una visione delle sue opere questa sera, potremo ammirare dei pregevoli capolavori che l'artista ha portato proprio in occorrenza a questa importante serata del Tacco 12, in cui la vincitrice verrà dato questo premio, un'opera da lei realizzata, che adesso poi andremo a vedere tutti quanti assieme, anch'io con voi, questo bellissimo dipinto a tecnica mista del valore di 1.500 euro che verrà dato in premio alla migliore, diciamo, ragazza che sfilerà con questo Tacco 12, verrà premiato con questa bellissima opera dell'artista De Martino. Ricordo che De Martino è in permanenza alla Galleria d'Arte Merighi di Genova, Piazza San Matteo, dove noi teniamo una decina di opere altamente selezionate, tutte eseguite dall'artista, in cui meritano veramente di essere viste. Invitiamo tutti quanti i telespettatori a venirci a trovare. Grazie per questa bellissima intervista, grazie anche a lei, e facciamo un bel applauso all'artista De Martino. Bravissima! Brava! Grazie! Eccoci qui in compagnia di De Martino. Prego, puoi mostrarci le tue opere? Sì, assolutamente sì. Ecco, alle mie spalle ho portato un paio di opere materiche, perché il mio stile si chiama AIM, astratto informale materico. E quindi potete ammirare una, particolarmente questo, cioè effetti spaziali,
creato con paillette, molto colore, acrilici, resine, eccetera, eccetera. Questo è appunto il materiale che io uso abitualmente. Mentre il primo di particolare ha delle pietre che ho raccolto sul Teide, che è questo vulcano di Tenerife. Bene, grazie mille. Siamo in compagnia del proprietario di Baia Calypso. Buonasera a tutti, molto felice, molto lieto di avere ho potuto ospitare quest'anno questa bella manifestazione, che se non ricordo male è la quarta edizione. Esatto. E abbiamo fatto il massimo per presentare il locale nel migliore dei modi. Come sapete, in questi giorni purtroppo abbiamo avuto una importante mareggiata che non ci ha aiutato, ma credo che siamo riusciti a organizzare le cose nel miglior modo possibile. Spero che la serata abbia un buon successo, il pubblico c'è, l'atmosfera penso sia delle migliori e speriamo che la vincitrice sia quella giusta. Per il momento sei soddisfatto di come sta andando la serata? Sì, direi molto bene, direi che siamo riusciti a dare il giusto spazio per i partecipanti, direi che le persone per ora hanno trovato, direi, diciamo anche tante buone cose da mangiare, insomma. Grazie mille. Va bene, a presto, ciao. Siamo in compagnia di un altro sponsor della manifestazione, accanto a me c'è la signora Fulvia Leone. Fulvia, di cosa si occupa il tuo sponsor? Allora, noi siamo qua a regalare alle partecipanti di Tacco 12 profumi, creme e tutto quello che può essere rappresentato dall'azienda FM, che è Federico Maora. E siamo molto lieti perché è un'azienda fantastica e io sono estetista, sono naturopata, sono una consulente del settore e devo dire che veramente mi trovo molto bene e quindi volentieri offro questi regali. Grazie mille. Ragazze, non ha età, noi non guardiamo l'età, il portamento e la classe sono senza età e senza tempo. E poi niente, salutiamo anche i ragazzi che si stanno facendo il compleanno laggiù, oramai Mi Stacco 12 è talmente tanto famosa che si sta espandendo la nostra fama e quindi tutti vogliono festeggiare le cose insieme a noi. E adesso passo la parola a Pino. Buonasera a tutti, bella cornice, bella gente come ha detto Roberto, ma sono i nostri amici quindi è giusto che sia così, quindi questa è una cosa bella. Volevo fare una precisazione che questa sera tutte le partecipanti comunque avranno un omaggio, un cadeau, perché abbiamo Fulvia Leone che darà un cosmetico a tutte le partecipanti, abbiamo la BLC Fitness Palestra che dà un mese di palestra in omaggio, questo per le partecipanti. Invece per le vincitrici avremo 8 premi, a cominciare dai cosmetici sempre di Fulvia Leone, al set di Pascal di Laura Biagiotti, avremo poi il casco di Casco Bene perché non manca mai, avremo le scarpe, sono meravigliose, di Mima di Via 20 Settembre Genova e poi al primo premio abbiamo una bellissima bicicletta che la potete vedere davanti al, siamo qui al palco insieme al Ingrida, che invece Ingrida è una nuova realtà genovese nel mondo dello stilismo per quanto riguarda i capelli e la bellezza della donna, che questa sera con noi inizia un percorso e gli auguro tanta fortuna. Quindi ci sono veramente tutti i motivi e la voglia di partecipare a questa iniziativa per Mi Stacco 12. Poi a mezzanotte come Cenerentola ci sarà la novità di questa manifestazione, cioè quindi andremo a premiare le 3 scarpe, dico scarpe bon, basta, più belle che noi riteniamo come giuria, che abbiamo visto questa sera non sfilare ma passeggiare su questa bellissima location. Quindi questo è tutto, quindi iscrivetevi, partecipate, divertitevi e viva noi, grazie. Allora, cosa ne pensi di questa serata? Molto bella, la location è veramente interessante e bella, quindi anche la gente, il buffet, tutto, quindi una serata molto piacevole. Bene, grazie. Ciao!
Ti piace la serata, la location? Molto, molto, mi ricorda anche la mia gioventù, perché io venivo qua negli anni 80 e dunque è sempre bello ritornare. Grazie. Da un altro organizzatore della serata. Eccoci, ciao, siamo in compagnia di Roberto, uno dei 5 giurati di Mistaco 12. Roberto, raccontaci un po' questa serata. Ma niente, questa è una serata che è nata come uno scherzo tra amici, siamo 5, ci divertiamo, le ragazze sfilano senza nessun impegno, senza nessun agonismo, però poi scatta sempre la molla della competitività e comunque viene fuori una cosa divertente tra amici. Come mai la scelta di questa location? E beh, la scelta, il posto si commenta da solo. Uno dei nostri amici è socio in questo locale, ha detto: ragazzi, Mistaco 12, quest'anno lo facciamo qua, sul mare e nel verde. Grazie Roberto. Prego, a voi. Ragazzi, come vi sembra la serata? Sta mangiando, no, è molto bella, elegante, persone raffinate. Aspettiamo con impazienza di vedere la sfilata tra poco. Per quanto riguarda la location? Location non ce n'è una più bella in Liguria, a quanto pare. È rifatta ed è stupenda, sul mare è la più bella in assoluto. E tu cosa ne pensi? Una bella serata, gente carina, simpatica, e bella location. Grazie mille ragazzi. Buonasera, come vi sembra la serata? Questo è il plateau. Non ho capito. Come ti sembra la serata? Mangiato tanto, mangiato bene, nonostante quello dietro la telecamera che ride. Però no, bel posto, bellissima serata, vedremo tante bellissime donne sfilare. Grazie.
memories. Tell me, how do we get so brave? Tell me, how do we get so brave? Numero 13.
riceve da Pugliatone un premio nella cortesia FM. Giurati! Eh sì, Anzi, voi fate un foto su una scossa. Attenzione! Ago! Mauro! E dov'è Pino? Ah no, Pino non c'è. Pino fa il microfono. Siamo? Maurone, vieni! Giulia, vuoi dire qualcosa? Puoi dire qualcosa? Se mi guarda, ragazzi, ci siamo! Non lo sai, non lo vedo! Vieni qua, perché se purtroppo mi trovo non possiamo farci niente, siamo via con la via. Prendi la Fulvia. Ma volevo dare un altro spazio a Fulvia. Mi piace tantissimo. Guardate qua ragazzi, perfetto. Ma dove ci siamo, vai. Benissimo. Grazie. Va bene? Grazie mille, grazie. Allora, adesso è diventa siamo al quarto posto, quarta classificata. Sarà premiata dalla ditta Pascal, è Marco Zanni che se ne occupa, ed è la numero 15. La Claudia Pollarolo, dai Claudia. Ha fatto la sua bella figura, dai. Pollarolo, qua. Un regalo. Hai un set di Laura Biagiotti bellissimo, guarda, quindi avrai la possibilità di vederti una delle. Marco, ben vicino. Eccoli, Marco qualità di sponsor di Pascal, che ci ha aiutato con questa iniziativa. E adesso diventa ancora più calda la situazione. Chi sarà? La numero 4, la numero 21 o la 25? La terza classificata. Ma secondo voi? Che si esprime? La 17 è fuori gara. Va bene, comunque andiamo avanti perché è tempo qui delle 14. Al terzo posto, quindi terza classificata, riceverà un casco di Casco Vena, che quest'anno ci ha aiutato, la numero 4. Stefania Aines. Stefania, fammi vedere. Stefania, brava Stefania. Un attimo, prendiamo un casco, eccolo lì. Guarda questo rosso, facciamo vedere un casco rosa, l'ideale per andare in moto. Sei andato bene Stefania, visto? Stefania, Stefania, Stefania. E adesso abbracciatevi ma non piangete. Abbracciatevi ma non piangete. Chissà come mai. Per consegna. Anche per il tempo, ecco. Adesso in concomitanza a Castronello mi si fa una finita Ingrida, per cortesia ti avvicini, perché anche lei che inizia questo percorso di lavoro da pochi giorni, attiva nel mondo della parrucchiera, della stilista, dona un buono. Ti vuoi avvicinarti per cortesia, vi spieghiamo questo buono cosa consiste. La piega e taglia, giusto? La piega e taglia, va bene. Venga con me perché tu devi andare avanti con i treni. Quindi andiamo adesso alla seconda classificata. Oppure diciamo la prima, cosa dite? Seconda! Andiamo sulla seconda. Allora, facciamo un applauso, uno. Qualcosa che è in condizione, solo qua siamo quindi dai tranquilli, no? Comunque. Noi sì, abbiamo ballato più. È la numero. C'è 2 e 1, 21! Numero 21 che vince delle bellissime scarpe. Simona. Simona? Simona, è Simona, la grande Simona. Vediamo se scarpe. Vince delle bellissime scarpe di Mima. Cercate, deve essere. Guarda quel tacco, guarda quel tacco, guarda un po'. Facciamo vedere che sono un tacco 12 nero, fate vedere. No, non è vero. No, vero, vero. Guarda te. Marco. Chiaramente se il numero al momento corretto lo potete cambiare. Grazie.
anche in questo caso Ingrid devi portare ancora sempre? Grazie. Allora, ecco, questo è un punto importante perché è un inserito completo di Ingrid che darà colore, taglio e piega. Se vuoi consegnare? Grazie. Ovviamente si tende. Adesso siamo a praticamente ai giochi fatti. Facciamo un applauso alla 25 che ha vinto Miss Capodolici 2017. Come è stata? Recuperata all'ultimo. Non voleva, no. Ha vinto quest'anno il Miss Capodolici. Adesso pedala. Allora vince. Hai voluto la bicicletta? È stato ovviamente di distacco 12. Un servizio completo, quindi che si è offerto anche per il mio premio. È una bellissima bicicletta che mi permetterà di andare nelle zone ciclabili e divertirsi. Siamo qui in presenza della vincitrice di Miss Tacco 12, Lucia. A caldo, le tue impressioni? Io a caldo non mi rendo conto ancora di niente, sinceramente. Mai partecipato a un concorso, figurarsi immaginare di vincere. Immagino. Sei contenta? Sì. Sì. Ti aspettavi la vittoria? Allora, per niente, non volevo neanche partecipare, per niente, no, assolutamente no. Timida? Troppo. Grazie. Prego. Guarda, esclusivamente la creatività della scarpa, e quindi qua veramente dura, è molto difficile. Comunque, fatemi vedere i numeri. Allora, al secondo posto la numero 2, Eleonora, dai, applaudite. Al secondo posto Ingrid, dov'è Ingrid? Con il buono contento, non la vedo più. Danilo? Sì, devi donare a lei il buono completo. Ma che Fulvio, guarda, si aggiunge, non era previsto, ma si aggiunge. Va bene, sono ben contento. Eleonora, sei contenta? Volevi partecipare, non volevi fare una ma, hai rotto le scarpe. Non voleva venire, era sparita, che si era fidanzata, adesso si è lasciata e ricomparsa e vince. L'abbiamo recuperata, no, perché stava perdendo del tempo, adesso è ritornata con noi, almeno ricomincia a vivere. A questo punto Antonella Raimondo, la vincitrice di Top 12 2017, prima edizione. Ecco, il premio importante, la coppa. Robby, dagli la coppa. La coppa, è lì. Sì, fuori. Ci sono i nomi. Ci sono i nomi. Marco Zanni, Roberto Curia, Mauro Razzore, Ago Stino Noce, Giuseppe Cogorno, sono i 5 matti, 5 zingari che hanno creato questo gioco che sta diventando sempre più importante tra gli amici che ci tengono tutti a vincere. Ecco, adesso chiamerei Milena De Martino, invece, che ha creato un'opera, devo ringraziarla per prendere il quadro. Dico come
con me, venite qua con me, con il microfono qua purtroppo ragazzi, venite qua, venite qua, venite qua. Ecco, come vedete ha interpretato il nostro progetto del Tacco 12, quindi Top 12, con questo quadro che sarà un bellissimo ricordo che Antonella terrà nelle sue cose, e quindi siamo ben contenti che abbia vinto questa opera di Milena De Martino. Grazie, vuoi dire qualcosa Milena? Ringrazio tutti per essere qui, questo è un disegno che ho fatto un po' di tempo fa e quando mi hai detto che volevo darlo come premio, questo è benissimo, bene, bene, ok, ti lo diamo da... Antonella, vuoi dire qualcosa? Bello. Io lo sfidavo. Però se ci hai messo del tuo. Ho messo del mio, è il mio gusto personale. E questo esprime un po' quella che sono. Va bene, va bene. Quindi la scarpa è veramente particolare, quindi penso che non ci siano dubbi nel giudicarla la più suggestiva. Ecco, tieni presente che il guida ti dà un dono, un servizio completo, quindi taglio, capelli, colore, tutto quello che è, e in via 27. Qui con la vincitrice di Top Tacco 12, Antonella. Antonella, dici un po' le tue impressioni, te lo aspettavi? No, non me l'aspettavo, ho capito che nel senso il mio gusto è stato un gusto un po' particolare, dunque esprime un po' il mio carattere di essere un po' diversa da tutti, e ho voluto mettere questa scarpa stasera perché volevo essere quella che esprime il mio carattere. Le scarpe erano molto belle, tutte le concorrenti, devo dire che ho visto delle belle scarpe, dunque molto femminili, molto sexy, molto... e dunque sono contenta di essere arrivata, insomma di essermi aggiudicata al primo posto. Grazie. Grazie a te. E anche quest'anno la quarta edizione di Miss Tacco 12 è terminata. E il prossimo anno che cosa accadrà?